polmone verde della città. Sì, l'obiettivo dei repubblicani oggi è quello di informare i cittadini del nostro programma, del nostro progetto politico. Vediamo che gli altri parlano, ma non del programma. L'hanno presentato come era giusto presentarlo per legge, ma nessuno parla dei programmi. Noi siamo qui non per cercarci un posto al sole, qualcuno ci ha detto ma al ballottaggio dove andate? È chiaro che il nostro è un gioco di squadra, poi ciascuno di noi è un piccolo puzzle, così come il puzzle è tutte le attività e tutte diciamo così le... Comunque le attività che questa giunta vorrebbe fare. Sarà un impegno nostro a mantenere questo verde sempre intatto e possibilmente migliorarlo assieme a tutti i cittadini per usufruirne assieme ai bambini e soprattutto agli anziani che è un punto di ritrovo sia mattutino che pomeridiano, un polmone verde che speriamo di, col nostro contributo di poterlo allargare. Poi farebbe anche piacere soprattutto migliorare la pulizia della città, anche cercare di responsabilizzare i cittadini a dare una mano al comune, perché molte volte pretendiamo dal comune, però dovremmo essere anche noi a dare una mano. Questo comune che speriamo con il nostro contributo quantomeno di aprirlo ai cittadini, perché sono i cittadini che possibilmente fanno la politica. Io invece voglio fare un appello a chi ha intenzione di non andare a votare, cioè io mi rivolgo a queste persone che vogliono protestare contro questa amministrazione, contro altre che insomma hanno governato male, diciamolo. E quindi votate, 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 votate repubblicano. Il Partito Repubblicano è il più vecchio con il simbolo. Insomma, ecco, la foglia è molto vecchia, si appiccica dovunque e non muore mai, quindi votate repubblicani. Cioè, la politica si sviluppa secondo linee che a volte sono imprevedibili. Il centrodestra è stato dominato in parte dalla Lega, in parte dal personalismo di Berlusconi. Beh, adesso è ora di riprendere le vecchie tradizioni dei grandi partiti cattolici e laici, dei grandi movimenti popolari e di fare una cosa nuova, un grande movimento liberaldemocratico che si ispiri ai vecchi valori, alla vecchia serietà, alla vecchia moderazione di quelli che sono stati quelli che hanno fatto l'Italia. Adesso bisogna fare la seconda Italia. La partecipazione che riscontriamo in questi giorni da parte dell'elettorato fa ben sperare, perché sinceramente la politica ormai richiede attenzione, perché la scadenza elettorale è importante per o confermare il consenso a chi ha governato oppure mandarlo a casa e dare il consenso ad altri. Sicuramente Ragusa vuole essere protagonista in Italia. Il fatto che il professore Segni abbia accolto il nostro progetto, l'abbia sposato, per noi è un onore ed è importante per i cittadini ragusani. Io sono praticamente un operatore sanitario che da anni si occupa di continuità assistenziale e quindi di guardia medica. E di conseguenza ecco, l'unica cosa che io posso dire è che a Marina di Ragusa esiste praticamente da tanti anni questo servizio di guardia medica, che è stato man mano migliorato, è stato man mano anche potenziato grazie all'interesse degli organi competenti. E devo dare anche un plauso a tutti i responsabili, iniziare dalla dottoressa Ferrera, che è stata abbastanza attiva, è stata abbastanza diciamo sensibile alle problematiche che riguardano la guardia medica, e diciamo che da alcuni anni a questa parte non soffriamo più di quei disservizi, di quei ritardi per quanto riguarda le attrezzature, i locali sono abbastanza vivibili. Ecco, quindi per quanto riguarda la guardia medica a Marina di Ragusa possiamo dire che la situazione è abbastanza positiva. Tuttavia questo comparto in questo momento non attraversa certo un buon momento. Il lievitare dei costi di produzione, il regime comunitario delle quote latte, i problemi sanitari che assillano le nostre stalle ne rallentano la crescita e non danno certo futuro ai giovani. Ritengo quindi che l'amministrazione comunale debba intervenire nella giusta maniera con interventi mirati.
Il primo gelato moderno è del 1565 alla corte dei Medici. In quell'occasione Tommaso I fa sposare la figliola a Carlo VIII, re di Francia, e per l'occasione chiede al Buontalenti, suo diciamo cuoco, suo consulente del buon cibo, di preparare una bevanda che doveva far impazzire questi signori francesi, e si preparò appunto un miscuglio di miele, frutta pestata al mortaio e neve. Questo è il primordiale. Questa è la prima idea del gelato artigiano. Luisa Primavera, avere qui il grande Scaringella, insomma, non è cosa da poco. E infatti, quando dobbiamo fare una scuola, i maestri ci devono essere, quindi per la gelateria il maestro ha organizzato, appunto, comunque in collaborazione sempre con l'associazione. Abbiamo preso un grande maestro, molto disponibile, molto preparato. Non prendiamo maestri così tanto, quando si fa la scuola si deve fare bene, perché giustamente devono essere tutti soddisfatti, tutti preparati fin quando possiamo farli stare veramente a loro agio. Dottor Giuseppe li cita. Intanto la riunione di oggi è una riunione che viene fatta dopo l'incontro che sabato abbiamo avuto in prefettura, incontro promosso dal sindaco di Modica, perché proprio in quella zona è venuta a mancare una paziente affetta da rickettsiosi, malattia trasmessa da zecche. E questi salari non arrivano da parte della regione siciliana, che automaticamente la casa di ospitalità Iblea è commissariata, e che regolarmente il commissario che viene da Palermo, regolarmente ogni mese si paga lo stipendio. Quindi è una contraddizione, è un qualcosa che è allucinante, e non possiamo permettere più questo stato di abbandono dei dipendenti a Ragusa. Dobbiamo e vogliamo far sapere con forte cassa di risonanza. Partiti che saranno rappresentati in consiglio mi offriranno una rosa di nomi, e su quello il sindaco, esercitando le sue prerogative, sceglierà. A Ragusa abbiamo raggiunto un risultato di importanza eccezionale. Abbiamo saputo coalizzare un accordo tra numerosissime sigle politiche, tra numerosissimi soggetti politici, tutti chiaramente appartenenti a un'area, diciamo così, progressista. Tutti i giorni così, non è che è il primo giorno, tutti i giorni il posto lo trovo sempre occupato. L'altra volta dovevo parcheggiare, non ho potuto parcheggiare, ho parcheggiato più avanti, macchina fuori posto, contravvenzione. Sono andato a finire in pretura, non ho pagato la contravvenzione, però ho pagato 200 di avvocato. Abbiamo messo in atto la solita organizzazione, il solito pool di persone che solitamente sono destinate a questi servizi, e pensiamo di riuscire a fare fronte a tutti gli adempimenti come le altre volte. Vedremo i numeri, è chiaro che tutti guardano anche le percentuali, però credo che l'importante sia la vittoria della squadra, della coalizione, del centrodestra. Io penso che Alleanza Nazionale, ma è stata una discussione che abbiamo già lasciato alle spalle, può avere un peso maggiore di quello che forse in questa competizione ha. Tant'è che già insieme con il prefetto di Ragusa abbiamo avuto delle riunioni anche con il rappresentante della ditta, abbiamo informato anche i sindaci di Pozzallo e Ragusa, e li teniamo costantemente informati. Noi dal punto di vista tecnico stiamo seguendo quelle che sono le direttive del Ministero della Salute, in particolare la circolare 3 del 30 aprile, che dà delle linee guida per quanto riguarda i comportamenti e le procedure da attuare proprio nel campo della polmonite atipica e quindi della SARS. Io l'esperienza al Consiglio circoscrizionale l'ho già fatta, adesso vorrei fare quella al Consiglio comunale. Il turismo compatibile con la città di Ragusa ha molteplici aspetti. Noi tutti istintivamente pensiamo a Ibla come biglietto da visita, e sicuramente lo è, siamo entrati nell'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Ci sono altri aspetti ambientali, naturalistici della nostra provincia, del nostro comune, che non vanno trascurati.